monastero di Santa Maria della Consolazione, situato sulla provinciale per Borgagne, risale al 1686. Dopo un breve periodo di guida ad opera dei frati francescani, nel 1926 fu affidato ai cistercensi di Casamari, un ordine fondato il 21 marzo 1098, che si rifaceva pienamente all'ideale di vita proposto da San Benedetto, fondato sull'accoglienza e l'ospitalità. I padri introdussero le straordinarie risorse della loro tradizione monastica, come la preparazione di miele, olio, infusi ed elisir per lenire i vari malanni. La chiesa Santa Maria della Consolazione si presenta all'esterno molto semplice e austera. L'interno della chiesa è in stile barocco ed è diviso in tre navate. Si presenta a pianta rettangolare coperta con volte a crociera. Interessante è la pavimentazione di metà Ottocento, realizzata in ceramica porosa di tipo stannifero, meglio conosciuta come maiolica. Il monastero è dotato di una ricca biblioteca, probabilmente originata dall'insediamento degli Alcantarini. Le opere presenti sono di varia natura, in prevalenza teologiche, filosofiche, giuridiche, storiche e letterarie, con particolare riferimento a quelle linguistiche di origine salentina, per un totale di circa 40.000 volumi. All'interno del monastero dei Cistercensi è presente il Museo Pinacoteca Giulio Pagliano, intitolato all'insigne pittore gallipolino, i cui lavori sono oggi esposti al suo interno. Qui si possono ammirare le collezioni di Michele Paone, una consistente raccolta di monete del Regno di Napoli ed una collezione di medaglie con immagini sacre. Una sezione dedicata a numerosi oggetti di uso quotidiano e preziosi manufatti, tra cui bronzi, statue di cartapesta e ventagli. E poi ancora ceramiche italiane, porcellane austriache e tedesche e una magnifica raccolta di cristalli di Boemia finemente decorati in oro.